Oggi ragazzi ho scaricato le mod più assurde della storia di Istanbul Guys. Avete visto bene, ci sono i Pokémon. Non so come sia possibile, ma lo andremo a scoprire oggi. Andremo a scoprire questa nuova mod, mi raccomando però forza con i pollicioni in su se volete il tutorial. Abbiamo innanzitutto un mod menu con le hack. Guardate qua ragazzi, abbiamo tutte le hack disponibili e questa cosa è incredibile. Possiamo sbloccare tutte le skin, possiamo sbloccare tutte le mod, tutte le animazioni, chi più ne ha più ne metta, raga, possiamo sbloccare davvero tutto. Sono troppo curioso di vedere come funziona però questa mod. Abbiamo i gettoni che non costano soldi, ragazzi, questa cosa è un po' strana. Vediamo le skin però, andiamo a vedere. Oh mio Dio ragazzi, guardate le skin, è pieno di Pokémon. Ma che mi state dicendo, raga? Guardate che figata, c'è Pikachu. Ma non ci credo ragazzi. Psyduck, Snorlax, Charizard, c'è Squirtle, chi più ne ha più ne metta. Ma quante ce ne sono, regà? Oltre alle skin normali, quindi quelle che si possono trovare di solito su Istanbul Guys, ragazzi, in questa versione è pieno di Pokémon. Ma che figata, io voglio provarle. Quindi da quello che ho capito questa mod funziona con questo menu. Noi possiamo utilizzarlo in questo modo e dovremmo sbloccare in teoria tutte le skin. E infatti sì ragazzi, c'è la possibilità di usare tutte le skin. Abbiamo messo Pikachu, ma non ci credo, voglio fare. Ma guarda, guardate che figata, raga. Io voglio farci una partita. Andiamo a giocare una partita con Pikachu. Ok, a parte che sta correndo in un modo fighissimo, ragazzi, ma stiamo entrando in partita con la skin di Pikachu, raga. Oggi proveremo tantissime mod. Sedetevi comodi, godetevi il video e lasciate un pollicione in su. Signori, eccoci qua in partita con la skin di Pikachu, la skin dei Pokémon, ragazzi. Mi raccomando, se volete sapere come ho messo queste mod, seguitemi su Instagram perché ve lo spiegherò proprio lì. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi tutti lì su Instagram. Adesso però dobbiamo vincere, raga. Dobbiamo assolutamente vincere con la skin di Pikachu. Andiamo, andiamo perché noi siamo matti. Noi siamo un po' pazzi, siamo un po' pazzi. Oddio, se facevamo una cosa del genere, raga, impazzivo. Comunque, cerchiamo di andare a vincere, raga, e di qualificarci e di ottenere magari una vittoria con la skin dei Pokémon. Ragazzi, quello è verde per forza, dai, è verde per forza. Qualcuno che ci va. Ragazzi, è verde per forza. Ci vado io e mi qualifico per primo, vai così. Tra l'altro anche gli altri stanno utilizzando le skin dei Pokémon. Che figata questa mod, raga. Signori, qui la questione si fa sempre più difficile. Riusciremo a vincere una partita con la mod di Pikachu su Istanbul Guys? Raga, lo scopriremo molto presto perché siamo in semifinale. Dobbiamo riuscire a concentrarsi e giocare al meglio possibile. Vediamo se c'è qualcuno con la skin. No, non c'è nessun altro con la skin dei Pokémon. Sono stati eliminati a quanto pare. Vabbè, comunque una figata clamorosa, raga. Già qualificati per la finale. Non so perché siamo rimasti in 6, eh. Cioè, ci sarebbe da indagare su questa cosa, ma è una mod, ragazzi. E le mod così oh mio Dio, no, lo scivolo, non sono capace, raga. Proviamoci. Proviamo a fare anche qualche trick, ragazzi, e vediamo che succede. Allora, io so che un trick consiste nell'andare dietro. E no, l'ho fatto malissimo, ragazzi. No, non si fa così, non si fa così. Però si fa così. Ragazzi, purtroppo c'è un po' da recuperare. Vediamo se riusciremo con qualche trick a recuperare un po' di posizioni. No, no, non sono riuscito, raga, non ci credo. Ho failato il trick, no. Mi sa che purtroppo perdiamo la nostra partita con le mod dei Pokémon. Non ci voglio credere. Eravamo così vicini, raga, la prima vittoria, dai, non ci voglio credere. Siamo stati eliminati, cavolo, raga. Abbiamo perso la partita con le mod. Vediamo chi ha vinto. Ha vinto Zubar. Dai. Signori, guardate che cosa è in grado di fare un hacker su Istanbul Guys. Guardate quanto sono forti questi tizi, ragazzi, letteralmente. Blocca il tizio, lo butta giù. Ma guardate che ha fatto! Non ci credo, lo ha buttato direttamente nella vittoria. Questo sì che è un hack, non hack, raga. Oggi infatti vedremo tutte le migliori mod, le migliori hack. Guardate questi che cosa combinano. Sono tipo troppo forti. Passano sotto la mappa e rientrano da sopra. Oh mio Dio, che cosa sto vedendo, ragazzi. Io non so come facciano, raga. Ma passano letteralmente attraverso la mappa e riescono a vincere. Guarda quello che è accaduto. No, è caduto anche lui. Non ci credo. Guardate quante gemme ha questo tizio, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un mi piace se volete che scarichiamo anche noi queste mod. Oh mio Dio, guardate il numero di gemme e gettoni. 4 milioni? Oh, come è possibile, raga?
4 milioni di gettoni e di gemme tutte per lui. Non ci voglio credere. Mi raccomando, regà, dovete lasciare assolutamente un pollicione in su se volete che proviamo anche noi queste mod, perché dopo quelle di Pikachu e dei Pokémon proveremo anche quest'altre un po' più sostanziose. Cercheremo anche delle mod per volare, per vincere le partite in modo assurdo. Lo ammetto, vincere con Pikachu sarebbe stato epico, ma immaginate vincere con Charizard, ragazzi. Io voglio vedere com'è questa skin di Stumble Guys nel gioco, perché secondo me è enorme, regà. Io... no, vabbè, ma che figata! Esce addirittura dall'inquadratura, regà, per quanto è grande. Dobbiamo provarla. E signori, guardate che figata la skin di Charizard. Ma che spettacolo! Ma vi immaginate, la mettono davvero e non ci serve una mod, regà? Ma sarebbe la collaborazione più assurda della storia, secondo me, eh. Comunque è davvero fatta benissimo. Non so come abbiano fatto a fare una cosa del genere, ma addirittura il movimento è fatto benissimo, ragazzi, di quando Charizard vola. Non ci voglio credere, regà. Cerchiamo di portare in alto il nostro nome, ragazzi, e vincere una partita con le mod dei Pokémon. Che bello, guardate che bello Charizard. È troppo bello, regà. È davvero troppo bello. Signor Charizard, in questo livello dovresti essere un campione, dato che puoi volare. Oh mio Dio, ragazzi, stavo per fare una cosa epica. Ok, ok, dobbiamo andare. Dobbiamo andare alla ricerca della qualificazione. Però non ci dobbiamo buttare di sotto, magari. Ok, andiamo qui a sinistra. Quello c'ha le hack, regà. Quello c'ha le hack. Si è fatto mezza mappa così. Si è fatto mezza mappa così. Proviamo a fare una cosa del genere. Ok, è tutto verde, dai. Uno che vada qui avanti. No, 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 no. Oddio, come mi sono salvato. Vai, vai dritto, vai dritto, vai dritto. No! Ok, è caduto. O è a destra? Eccolo, è a sinistra. Perfetto, ragazzi. Dovremmo essere qualificati. Qualificati ancora per la finale. Dai così, con le skin dei Pokémon. Vediamo se riusciamo a vincere. Attenzione, questa finale è difficilissima, ragazzi. Io non sono così abile nel giocare questa roba qui, perché ci sono le bombe dei pirati che ti fanno saltare in aria, e non sono così forte, raga. Restiamo concentrati e speriamo che tutti gli altri cadano prima di noi, in modo da riuscire a vincere. Magari, non lo so, ragazzi, lo scopriremo. Ok, stanno cadendo già persone. Siamo rimasti in pochissimi, ragazzi. Questa cosa mi fa ben sperare. Ok, è morto un altro. C'è un Pikachu. C'è un Pikachu davanti a noi, ragazzi, attenzione. Camminiamo un pochino, andiamo in giro. C'è questo player che forse è un po' a rischio. Ok, dobbiamo stare molto attenti, ragazzi. No, 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 la bomba. No, raga, no, 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 no. Ok, dobbiamo stare... vabbè, ragazzi. Vabbè, siamo un po' sfigati però, eh. Ok. Stanno arrivando tutte da noi le bombe, raga, non ci credo. Ok, ok, ce l'abbiamo, siamo ancora salvi. Ne mancano due, dai, esplodete, vi prego. Se cade quella tizia, se cade Pikachu, abbiamo vinto. Se cade Pikachu, abbiamo vinto. Dai, ti prego. Ok, siamo ancora salvi noi. Siamo ancora salvi. Nonostante ci stiano sparando delle bombe incredibili. Ok, siamo vivi, siamo vivi, siamo vivi. Non so come, ma siamo vivi. C'è Pikachu che mi saluta. C'è Pikachu che mi saluta, ragazzi. Non ci voglio credere, siamo rimasti in due, in tre. Dai, Pikachu adesso esplodi però, ok? No, Pikachu si è salvato. Pikachu si è salvato, ragazzi. Io sono ancora vivo, non so per quale miracolo. Quella tizia è su un blocco. Pikachu è ancora vivo. Sta per essere buttato giù, Pikachu. Oddio, raga, che ansia, che ansia. Posso vincere la mia prima partita, ma non sarà così facile. Non sarà così facile. Speriamo che Pikachu esploda, detto in modo molto gentile. Quella tizia non esploderà mai, probabilmente, non lo so. Ok, siamo ancora vivi, raga. Qua chi ha più forza? Fortuna vince, mi dispiace. Dai, ti prego, gioco, fammi vincere una partita. Una sola partita. Quella tizia ha un blocco di spazio. No, una bomba vicino a me. Non mi piace la situazione. Non mi piace per nulla, ragazzi. Ho solo due blocchi, no. No, c'è una bomba. Ok, ok, Pikachu è vivo. Quella tizia è viva, io sono vivo. Chi cadrà per primo? No, ragazzi. No, ragazzi, ho una bomba vicinissima. Oddio. Oddio, sono ancora vivo. Ah, no, no, no. Sono caduto come un pollo. Vabbè, mi hanno eliminato, ragazzi. Ma non ci voglio credere. Sono rimasti vivi in due. Non morivano, incredibile, raga. Però fighissima come cosa. Ha vinto Pikachu. Ci sono anche dei pro player in queste mod. Sta cosa è fighissima e incredibile allo stesso tempo. Noi ci vediamo domani. Grazie mille per la visione, ragazzi. Mi raccomando, spolliciata più non posso per queste mod e queste hack di Stumble Guys davvero assurde.